tecnici È per stata il una meeting dimostrazione, una testimonianza grande proprio. Difatti importantissima. abbiamo avuto attestati di stima da tutti i centri di coordinamento, tant'è vero che alcuni di loro hanno detto: noi no, assolutamente non possiamo fare quello che è stato fatto a Salerno dagli amici del centro di coordinamento. Quindi ovunque siamo presenti, sono non assolutamente per Cos'è? che cos'è Come è qua? organizzato? Quando e per quanto tempo si svolge? Allora, Salinati Screw quanto prima verrà ufficializzato con un comunicato dove verrà coinvolto quest'anno l'allargamento di altri club, soprattutto del nord, ma ciò non toglie che ci saranno gli amici di Salerno. Cos'è Salinati Screw? È dedicato a quei tifosi che la domenica o il sabato o il martedì o il lunedì vanno allo stadio, hanno voglia di scrivere un qualcosa sugli striscioni, stendardi, che chiaramente il nostro scopo è di premiare quei striscioni o stendardi più interessanti nelle frasi. A differenza di qualche emittente molto conosciuto di ironizza, noi invece vogliamo con questa iniziativa premiare tutti quei signori, quei ragazzi che effettivamente scrivono qualcosa di interessante. Ieri ne abbiamo visti due o tre veramente belle come significato. Non li voglio menzionare perché sennò sembra che vada a sponsorizzarli. E chiaramente il nostro intento è quello: non si deve fare, come dice qualcuno, niente striscioni, niente bandiere, perché come dire a un bambino: attraversa la strada, ma tu non l'attraversi, chiuditi in casa, è disequativo, non è qualcosa Certo. è insignificante. Invece di dire sì agli striscioni, sì agli stendardi, ma purché striscioni e stendardi interessanti, intelligenti, con frasi piene di significato. Noi con questo vogliamo premiarli, quindi la nostra edizione, quando prima, la seconda edizione, perché l'anno scorso anno c'è stata già una, è stata vinta alla pari tra Esco Pazzi per sta città e Maisola, dove sono stati premiati entrambi col primo premio. E quest'anno con questa iniziativa, unitamente a quei tifosi italiani che da anni sta diventando Un punto di un punto di riferimento. riferimento, dove i ragazzi effettivamente si incontrano, parlano, e lo scorso anno hanno dato un contributo forte a questa iniziativa. Certo. E quest'anno li vedo anche loro coinvolti. Un'altra Coinvolti. cosa positiva è che ci sarà l'allargamento alle scuole. Ti blocco un attimo perché abbiamo un altro telespettatore. Poi